vicino e della foresta, e tutti gli animali fino intorno a sé, il signore mi ha lasciato, non manca più nessuno, solo si vedono i due c***i di corni. Aleo, sono mogolo. Bene, due salettine, tac, tac. L'altro giorno un amico mi diceva, ma vabbè Ricky, va, cioè il bello di andare a fare le motocavalcate è perché cambio almeno anche tipo di terreno. Madonna santi, lo cambio ogni giorno, qua è diverso. L'unica roba che manca qua sinceramente è la sabbia. Da ste parti non abbiamo la sabbia. È un po' manca perché la sabbia è divertentissima, eh? Bastarda sulla catena te la fa fuori in un secondo, ma la sabbia è bella. E noi siamo qua che ce la scampagniamo in quel di Pasqua. Pasqua, Pasquetta, la vita va un po' stretta. Ah, o viva la niente, stretta. Niente, allora, mi raccomando, te lì, ci vorrebbe, sai cosa? Un bel pocket coffee. Ma mi hanno detto che i pocket coffee non sono più in commercio, cioè, o meglio, quando arriva questa stagione, tipo, secondo me devono avere una regola, dal metà aprile basta pocket coffee per tutti, vengono ritirati proprio dal commercio, infatti non se ne trovano più. Tu prova ad andare a cercare adesso un pocket coffee in un supermercato qualsiasi, ovunque, ovunque, cioè o si autodistruggono oppure i pocket coffee non ci sono proprio più da un certo, a un certo punto, a un certo periodo. Va, guardalo come se la cavalca il bastardo qua davanti. Va su, questa è casa sua, sono tutti i tuoi terreni, carino, un carino. A cosa credi? Sono qua a succhiarti lo scarico! Che miseria! Vorrei sentire dire questa frase da una donna e invece dietro di me c'è un brutto uomo con i baffi, cazzo! Guarda qua, la fossa delle Marianne! Non ci degli induristi, prega per noi! Guarda qua, qua, niente, e questo cos'è? Una strada. Ma dove mi sta portando il mio amico? Ma dove? Che qua ci passano i bambini col triciclo. Ma io c'ho una moto da enduro, una super carotona, una moto della Madonna. E qua, e ci passa giù, c'è la sbarra col telepass. Ti ho detto, qua becchiamo la valletta con il fango in due e rimaniamo qua tutta la notte. L'accendino ce l'ho, farò un bel falò. Oh, ma sono pronto per la scena rap, hai sentito? Ho tirato giù due rime, su e giù, una bella passeggiatella, track, in mezzo a questa natura che sembra bombardata da, non so, sono passati dei caccia, hanno lanciato giù tre bombe chimiche, qua è morto tutto, però è sempre bello, no? Vedi là delle rocce, sembra di essere sull'isola di Pasqua, tac, vedi, rocce abbandonate, guarda qua, buche fatte apposta per finirci dentro con la moto e spaccarti qualcosa, tac, vedi tutta questa bella pietraiella, questa qua adesso è proprio easy easy, ma quando è inverno che si riempie di muschio e diventa scivolosa, prova a venire su di qua, qua se ti fermi un secondo, se tentenni, poi patini che Dio la manda. Ma comunque dove stiamo andando di qua? Sto andando in un posto che ho visto tempo fa e altro che uova, sorpresa dell'uovo di Pasqua, adesso ti porto in un posto, mica una casa abbandonata, spiriti, robe di sangue, cioè mi sembrava giusto che nel giorno di Pasqua ti portassi in un posto maledetto, in un posto maledetto. E adesso non ci credi dove ti sto portando qua, guarda, la casa abbandonata, guarda qua, adesso andiamo dentro, ci saranno sicuramente dei reperti, delle cose abbandonate, guarda lì c'è il tetto sfondato, ma dov'è che si entra? Non è che posso calarmi là dentro il tetto, non posso entrare da qua, no? Avrà avuto un a meno che non sia franato tutto e per questo l'hanno abbandonata.
E perché no? No, ma non devi prendere, ma non devi prendere. Ma va, che da qua è un attimo. Ma no, dai, 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 da qua, da qua, da qua, da qua. Sarà poi più uno sbattimento risalire, ma da qua si scende, si scende. Altro che... Ho fatto una cazzata! Ah no, no, figa, vieni, vieni! Dove sei? C'ho paura, oh! No, che storia! Fai fare il giro normale, eh? No, qua c'ho paura, oh! Porco di cazzo, vieni giù che c'ho paura! Ecco io! Non lo so, ma dice c'è l'ingresso della casa, si entra dentro, c'è una porta. Dove? Ma lì è un bordello, lì c'è proprio la porta aperta, c'è dentro il frigorifero, c'è altra roba. Oh, io entro dentro, eh! Io entro! No! Guarda qua, dove cazzo siamo finiti! Ma fammi entrare! Lui rispose di no, certo che no! Porca puttana! Adesso qua! Buongiorno! Una scarpa! Ah minchia, perché questo qua è legno! Un letto! Dunque, se si rompe vado sotto! Se non si rompe, no! Quindi io cammino sui bordi, no? Come mi hanno insegnato? Ma che roba! Oh. Figa, ma sai che mi sta venendo i brividi, perché mi ha sembrato di vedere una siringa, ma madre di Dio, ma che cos'è? Sono proprio curioso, una scarpa del morto, marca troia, no, no, quella è comunque una custodia di una siringa e non ci piove. Dove sei? Dove sei? Continuiamo l'esplorazione. Sempre con molta porco Diaz, che cosa cazzo c'è lì? Ma la vedi? Ma chi cazzo è? Adolf Hitler? Ma che cazzo è? Un piccolo altare, ma ti rendi conto? Stai Mario! Figa, oh, rispetto, fratelli, faccio una pigherina, anche Pasqua, ma da qua mi voglio levare dai coglioni. Ah, frigorifero. Cos'è, oh? Stai male, cos'è? Ghisa rotta. Giocattoli meccanici. Circondario di Milano. Un ottimo giornale. Data? 1795, no dai, impossibile. Vediamo un po' se qua dicono arriverà internet, tipo, boh, stai Mario, qua cosa c'è? Oh. Cos'è? Un registro, mica io ho paura che qua c'è da tutto. 19,20 lire, tariffe luce a cottimo forfè. Guarda dove siamo. Guarda dove siamo, è che io cercavo una data, 1921, quindi 100 anni fa, questi documenti peraltro secondo me interessantissimi, cioè proprio bolletta della luce contatore, guarda Teddy, che casa abbandonata.
Ma dov'è mio compare? Non doveva venire anche lui? Guarda Teo. Ma che c'ho paura a camminare in centro, perché non vorrei mai che se cazzo di assi facciano crack. Poi quando vedo scarpe in giro mi piglia male. Oh, tutti i vetri sfondati, chiaramente. Vabbè, ma un gioiello, un segreto, un qualcosa. Scarpe, qui vedo scarpe dappertutto. Strano che non vedo. Guarda, vedi che qua si è sfondato tutto. No, questa era una figata totale. Cioè uno si alzava la mattina, ma che figata, uno si alzava la mattina e si sciacquava le mani così. Dopo si sciacqua, no. Davanti alla fontana, alla natura. Bello. Ma un bel giorno, dal piano di sopra, patabam, gli è crollato e adesso è un frigorifero. Cos'è? Materassi, materassi. No, quello che mi sorprende è che non ci siano i soliti minchioni che hanno messo con lo spray le cose. Tipo, che l'hanno scritto qui è morto. Ma che cazzo è andato? Guardate, io vado giù di qua. Ah, io vado giù di qua. Che puttana. Permesso? Sposto solo la porta per entrare. Spiriti. No! Ma che bello! No! Ma stai Mario! Ma che roba! No, aspetta, ma questa sega qua! La vende al mercatino dell'usato! Ma come? Ma quanto cazzo è grande sta casa? Qua cos'è? La spolata di una bomba! Ma qua è una bomba! No! Guarda qua! Un registratore di altri tempi! Ah bene, qua è crollato un'altra parte! Ah, c'è una targa! C'è una targa! C'è una targa! Giochi di carte! Allora! Re! 10! Niente, ho vinto un cazzo! Qua un portachiavi con scritto rasta, pasta, posta, ah posta, la posta, io ho paura veramente da un momento all'altro di finire di sotto, no ma guarda che roba, no ma qua è, ma che sì, che cazzo sono, che cazzo sono? Sono, pensavo fossero candele, ma questi che cazzo ne fanno di tutti? Chiodi così, perché? Cosa servono? Boh, però qua. Cioè, ma dimmi te quanto non è figo sto posto. Cioè. Paura. No, ma paura veramente. Guarda che roba. È davvero incredibile che nessun cretino sia venuto già qua a spaccare tutto con le pietre. Vorrebbe fargli di farla a me, ma. Un po' un vandalo dentro, ma sono un bravo ragazzo, quindi queste robe non le faccio. La tentazione è forte, guarda quante belle robe di vetro da rompere. No, è che sono ancora al piano di sopra e sotto ce n'è un altro, è un po' me la meno. Finché non scendo, ho visto le scale, andiamo alle scale, ma guarda te, oh! Vado sotto. Ah, vedi che qualcuno con lo spray è passato, qualche babbetto. Oh, c'è anche un ombrello lì. Caso facesse brutto. E qua? Ma qua che cazzo è? Ma. No, ma. Scusa, questi qua stavano per smontare. Ah, sì. Ma scusa, questi sono. Sono parabrezza. Queste sono parabrezza di macchine. Sono parabrezza di macchine. Ma questa non è una fabbrica. Una fabbrica in mezzo a un bosco, comoda logisticamente. No, ma cosa c'è qua? Ma guarda cosa c'è qua. Ah, eccolo lì, auto 92455583. Ma guarda cosa c'è qua. Ma
che figata! Ma che figata! Divieto di caccia! No! Mi dico cosa c'è? Oh. Questa però è legna tagliata! O no? Sì, legna tagliata e messa qua vuol dire che qua qualcuno ci viene. Cioè se questa sono 100 anni... Comunque qua sotto c'è un buco ancora, non vorrei dire. Finché non trovo un tossico con, morto con la siringa in vena non sono contento qua. Ma che cazzo è? Un contatore? Ma il contatore... Vabbè, non lo alza, ma... Il contatore vuol dire che gliel'hanno messo in tempi recenti. Guarda che bella, una bella mazza. Bella sta mazza. Ma come sto... Vando, la mazza si è rotta in mille pezzi. Bene, bene. Molto bene. Aspetta, lì c'è una porta. Che cazzo è? Hello? Impressionante. Pale, oggetti di lavoro. Secondo me qua un rigattiere viene qua e fa una fortuna. Cosa sono questi? Ma che cazzo sono? Non sono, sembravano tappi, ma no. Che cazzo sono? Sono tutti uguali, sono tipo dei porcini. Oh, ho trovato dei porcini! Ma guarda che è impressionante. Impressionante quello che c'è qua sotto, raga. No. No. Fuori di melone. Fuori di melone. Bellissima. Bello, 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 bello. Qua. Mi manca un'altra parte. Molle. Un letto. Un lettuccio, un motore. E qua è crollato tutto. Questo che cazzo era? Questo era un saldatore? Può essere? Sai che mi sa di sì. Faccio l'esperto. Questo era un saldatore, perché sai, io saldo tutti i giorni. Questo era un classico. Questo era proprio per fare gig gig gig, per fare boh. Ma è pieno, ma guarda che, cioè guarda qua, guarda questa, cioè la bellezza di una chiave di 100 anni fa piegata, la bellezza di una vita. Vabbè raga, tutto rego. Adesso devo solo riprovare a riuscire da qua. Quindi faccio la strada al contrario. So, eravamo in due, sono rimasto da solo. Beh. Fine, se l'altro è morto, tutto sommato, io me la sono cavata. Cioè, vorrei portarmi a casa qualcosa di ricordo, ma di quello si va? Sono mica andato. Ah, vedi, vedi. Ecco, no, questo è un po'... Questo è il cesso, mica... Ti chiudevi dentro qua a far la cacca? Ah, la porta chiaramente non va... Qua c'è, cioè, un po' sacrificato, le mani te le lavi guardando la cascata, ma cagà, stai dentro. Questo cos'è? Avvocato libero, Trieste, 26 gennaio 1979, egregio signor Giulio Vittoni, Zurigo. Le scrivo per comunicarle che il notaio dottor Camillo Giordano mi ha scritto in tal senso. La prego quindi di voler provvedere in merito. Attendo su notizia, le invio cordiali saluti. Era qua un'altra stanza dove non ero stato prima. Madonna mia, che angoscia. Perché qua vedo giacche. No, qua vedo anche te. Qua c'è roba di vita, là c'è un'autoradio. Vediamo un po' se ci sono anche i giornaletti per adulti. No, sono finito in una casa di... Niente, che cazzo c'è? Vediamo un po'. Sip. Guarda, guarda questa copertina di quattro ruote, come riuscivano a vendere una volta i giornali. Sempre donne biotte mettevano. Agosto 1973, cioè più di 40 anni, 45 anni. Ma che roba, ma che roba. Va che roba! Chi è che mi chiama? Adesso vedrai. Adesso vedrai che l'altro, eh. Rimane lì, rimane lì. Eccomi!
Arrivo, arrivo. Dove sei? Sono sopra il calcio le moto. Ma vai fuori davanti, c'è la strada che viene su. No, no, io risalgo da dove sono sceso, minchia. Ma qua guarda che è una roba impressionante, eh. Qua è tutto abbandonato. Tutto abbandonato, ma tutto sommato non così. Ecco, di qua non posso passare. Non è così messo male. Pensavo che il tempo e i vandali avessero fatto un lavoro un pochino più egregio. Se guardi il primo piano, lui esce fuori che fa il primo piano sotto. Il contatore del veleno è nuovo, per cui. Bravo, infatti, come hai fatto a vederlo tu? Scusa, ci eri giù anche te? Eh? Ma come hai fatto a vedere il contatore tu? È perché sotto c'è la stradina che va fuori di là. Ah, e anch'io ero sotto lì, cazzo, un secondo fa. Vabbè, comunque allora vengo fuori dalla stradina, perché non c'ho voglia di arrampicarmi. E quella stradina vai avanti 50 metri quasi in Italia, ti arrampichi su. Va bene, sto arrivando. No. Arrivo, ciao. Sì, aspetta, ero passato di qua? Mi sa di sì. Ma guarda te, oh. Va. Cosa, che cazzo è? Il cappellino di Topolino? Minchia, questo qua no, un cappellino da elettroshock. Va. Bella. Ecco, così proprio, questa è proprio l'esplorazione endurosa che mi piace. Guarda qua quanta roba inutile, taniche, queste taniche di metallo però. Se avessi un pick up, verrei qua e mi caricherei tutta questa roba inutile, vecchia, non serve a niente. Me la caricherei. Va che ero. Va in che posti ti porto. Ah, chiudo, mica che entri l'aria, figa. Guarda con che gente per bene giro. Chiudi, mi dice. Certo, perché si sa mai che si rovini, Guarda te. Guarda cosa non è spettrale. Tac. Spettacolo. Cioè, non capisco. Hai guardato la parte di qui tu. No. Sì. Scusa, l'officina era qua sotto. E quindi le macchine, cioè, se devono portare qualcosa c'era sta stradina, ma come facevano? E dove entravano ancora? Appunto. O è franato qualcosa, questo pezzo era più largo, non lo so. Perché se questa era una fabbrica che sostituiva, come posso pensare, parabrezza di auto e altre robe, cioè le macchine arrivavano in queste stradine qua. E bah, guarda che una volta erano 500 Topolino, piccoline, ci passavano, ma alla granderrima, guarda dove ti ho portato, ma che sorpresa pasquale, eh? Dove ti ho portato, amico mio, alla grandissima. Ci vediamo alla prossima. Te continua a fare una buona Pasqua, Pasquetta, rimpinzati di ogni uovo, mentre io sono qua che Sganaway! Alright! Alla grandissima! La 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 la! Hey!